Ciao a tutti amici ed amiche della trasmissione Severi ma Giusti e della pagina Facebook Face Regia 1919, sulla quale vi invito a mettere un bel like potente e convinto. Bentornati a tutti quanti, io sono Sten e questo è l'angolo della Marcord dedicato alla Reggiana. Praticamente appena terminata la sfida tra i Granata e la Salernitana, un ottimo pari che fa morale, fa classifica, ma soprattutto rende consci dei propri mezzi gli uomini di Mister Alvini. Però gli esami non finiscono mai, neanche il tempo di ricaricare le batterie, ed ecco un altro esame importante, un Monday Night molto 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 impegnativo in quel di Venezia, sfida tra i Lagunari appunto e la Reggiana. Ma questo match mi permette di accendere la macchina del tempo e di andare indietro con gli anni su sfide veramente romantiche, color bianco. Quindi inutile che mi dilungo tantissimo su descrizioni varie, perché in questo caso, come sempre, bando alle ciance e ciancio alle bande, facciamo parlare le immagini, immagini che sicuramente riporteranno alla mente agli tifosi un pochino più anzianotti della Reggiana, quelli che hanno un po' i capelli bianchi come il sottoscritto, dolci 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 ricordi. Per cui ragazzi, facciamo partire il riflesso filmato. Io come sempre vi aspetto la prossima settimana per un'altra puntata dell'angolo della Marcord dedicato alla Reggiana. Da Sten è tutto, linea allo studio. Vogliono quelli che l'hanno pensato, ma questa promozione è dedicata a quelli che dopo Verone, dopo Lucca, hanno cominciato a dire per l'ennesima volta non vogliono andare in Serie A, come hanno detto l'anno scorso. Noi l'anno scorso non siamo andati in Serie A molto semplicemente per un fatto solo: non ci siamo riusciti. E non è un delitto non riuscirci, è un delitto invece pensare che una squadra che possa andare in Serie A non ci voglia andare di propria volontà.
A tutti questi signori che hanno dubitato sempre, dedico questa promozione in Serie A.